Villains, welcome back to the shop. Just the tip and only for a minute. We're going to do a quick science video on bolt rustification. We're doing some restoration here in the shop. I've been noticing that the fella's doing restorations. Get a mighty fine bunch of views. Who'd have thunk that some homoerotic workshop action... Non si sente un cazzo. Non si sente un cazzo perché... Sto ThinkPad ha degli altoparlanti che fanno veramente schifo. E... Vabbè. Niente, ho bisogno di audio. Necessita l'audio. Vediamo se troviamo qualcosa. Dobbiamo costruire un amplificatore. Costruire un amplificatore. Dunque. Allora, casse recuperate da televisore, sono, secondo me, se riesco a non sfasciarle, sono discrete. 8 ohm 10 watt, non male, 8 ohm 10 watt, sono oblunghe. Quindi questo mi dice che hanno una risposta in frequenza forse discreta. Va bene, queste le mettiamo qua. Dove troviamo un amplificatore? Vediamo se in mezzo a questi circuiti, in mezzo a queste schede, troviamo qualcosa. Allora, questo no. Televisore, potrebbe esserci una parte amplificatore qua, mi sa proprio di no. Televisore, altro modem. Ah, questo secondo me era di qualche radio. Vedo un'aletta di raffreddamento. Vedo un chip grosso. Vedo condensatori mancanti. Vedo un ponte raddrizzatore. Quattro diodi. Il ponte di Grez. Presumibilmente qua entrava la corrente alternata. Ma vediamo. Vediamo se c'è qualcos'altro. Televisore. Niente. Queste sono schede di un centralino telefonico montato, perché sono piene di relè, di ottimi relè Omron. Io darei un'occhiata a questa. Come costruiamo un amplificatore in base al ciarpame? Adesso cercheremo di capirlo. Ok, la prima cosa che dobbiamo fare è capire cosa vogliamo fare. Vogliamo fare un amplificatore audio per alimentare queste casse attraverso un cavetto che potrei trovare. Devo andare dal computer all'amplificatore, dall'amplificatore alle casse. Quindi per andare dal computer all'amplificatore dovrei avere un cavetto tipo un jack o qualcosa. Cosa del genere? Sì, perfetto. Jack, spinotti, così va bene. Poi adattiamo. E quindi questo cavetto lo mettiamo qua. Torniamo alla nostra scheda. Vediamo se in una di queste schede, cioè in questa, abbiamo un amplificatore integrato. Ora, qui abbiamo un integrato e qui abbiamo un altro integrato. Ora, aletta di raffreddamento mi dice... Mi comunica amplificatore audio. Che cazzo è questo? È un coso. Questo è un coso e non ci interessa, perché questo sicuramente non è un amplificatore audio. Ma questo sembra uno di quegli integrati. Vediamo che sigla ha. Prima cosa, leggere le sigle. Toshiba TA8207K. TA82. Ah, guardate, è scritto anche qui
TA8207K. Bene, come facciamo? È semplice. Noi andiamo su Google e scriviamo TA8207K. Beh, me lo dà già. Ok, e Google già mi tira fuori alcuni schemi di utilizzo di questo coso. Tipo questo qui. Questo mi sembra interessante, vediamo. Allora, immagini. Ah, ecco, io qua già vedo dei piedini. Vedo che è un amplificatore audio. Vediamo cosa dice la pagina. Cosa dice? Ah, dice alimentazione da 6 a 12 volt, al massimo 15, potenza d'uscita 4,6 watt su due canali, un po' pochino per pilotare questi da 8 ohm, sicuramente gracchierà, ma noi ce ne fottiamo. Ma guardiamo questo schema, e se lo cliccasse sarebbe anche meglio, però non lo clicca. Vediamo se apro l'immagine, niente. Vediamo se riesco a ingrandirla. Eccolo qua lo schema. Oh, qui abbiamo un ingresso in, qui abbiamo un altro in, quindi pidini 6 e 7 abbiamo gli ingressi. E le uscite, qua ci sono gli altoparlanti, quindi le abbiamo sul piedino 2 e 10. E questa è la massa. Massa in comune, 2 e 10, 6 e 7. Va bene. Dobbiamo capire come alimentare questo coso. Io non mi preoccuperei dell'integrato, ma alimenterei direttamente tutto il circuito. Quindi, se io qua vedo un ponte a diodi, io capisco che qua ci entra la corrente alternata. Però il ponte a diodi dovrebbe poi andare a un condensatore di livellamento, che presuppongo sia o questo o questo. Essendo qui, ponte a diodi è qua... Eh sì, il condensatore di livellamento è qui. E mi sa proprio di sì. Infatti, questo mi corrisponde a questi. Quindi sapete che vi dico, se io qua ho il negativo e il positivo del condensatore di livellamento, io qua entro col positivo e il negativo. Positivo sul positivo, negativo sul negativo. Ed è la prima cosa che farò. In questo video faremo saldature di fortuna utilizzando strumenti cinesi del cavolo e facendo delle saldature veramente schifose. Quindi negativo qua brutalmente e positivo, io prendo un po' di stagno, cosa che non si dovrebbe fare mai, e positivo qua. Però mi sono venute due belle saldature. Ora fatemi vedere se ho sbagliato, perché il negativo è qua e qua il negativo, la parte bianca. Ok, negativo blu, positivo giallo, va bene, i colori del cazzo, però io ho solo questi fili e quindi vaffanculo. Cosa ci serve adesso? Andiamo a cercare le uscite, così attacchiamo questi altoparlanti al volo. Vediamo, questi altoparlanti al volo, se riesco a non spaccarli. Ah, io qua ho i fili, negativo in comune, un canale e l'altro canale. Vediamo dove possiamo attaccare questi altoparlanti. Ora, se io ho lo schema che mi dice che gli altoparlanti sono collegati al piedino 2 e al piedino 10 su un condensatore da 1000, io qua dovrei trovarmi un condensatore da 1000. Ed ecco un condensatore da 1000. 1000. E l'altro... E l'altro è questo, forse l'avevo già utilizzato questo circuito, perché c'è un 1000 messo qua. Questo manca, ma me ne sbatto. Vediamo se questi condensatori da 1000 sono collegati ai piedini 2 e 6 di questo integrato. 2 e 10, scusatemi, 2 e 10. Quindi ora io vedo che c'è questa tacca qui. Potete prendere un cacciavite, questa tacca che mi indica il piedino 1, che quindi è piedino 1 da questo lato, sul piedino 2 io mi dovrei trovare il piedino 2, 1 e 2, il 2, seguo la pista
va qui e qui c'è il condensatore da 1000 e poi l'uscita del condensatore da 1000, guarda un po', mi arriva qui su questo piedino che è il filo rosso. Ok, quindi filo rosso è uno degli altoparlanti. L'altro, il piedino 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Il 10 arriva qui. Qui, cosa c'è qui? Qui non si capisce un cazzo. 10, qui. Ah, qua c'è un ponticello che salta qui e poi va qui. E questo mi sa tanto di condensatore. Infatti è lui, condensatore da 1000. Il condensatore da 1000 esce e mi va qui. C'è un altro ponticello, vedete questo, che mi va qui. E abbiamo trovato l'altro canale, perfetto. Ed è color maionese al tonno col curry, vedete? Cioè, quindi rosso e maionese al curry col tonno sono i due canali. Ora mi serve la massa, io presumibilmente direi che il blu potrebbe essere la massa. In effetti sul terzo pin io mi trovo tutta questa pista qua che sembrerebbe una massa, cioè sembra proprio massa, per cui io presumo che questa sia la massa dell'altoparlante. Presumendo questo e fottendomi di questi due, che tra l'altro avevano un nodo, quindi forse avrei potuto capire da questo nodo che questi non so a che cazzo servono, io mo li saldo agli altoparlanti direttamente in modo brutale, brutal truth. Usiamo la brutalità oggi, quindi con stagno messo come non si dovrebbe mai fare, cioè a palla, io me ne fotto e saldo, perché ho fretta, voglio la musica. Poi dei due canali me ne fotto qual è il sinistro e qual è il destro, quindi ne attacco uno di qua e uno di là. Ecco, questo è uno, palla di stagno, saldatura schifosa, altra palla di stagno e altra saldatura schifosa fatta al volo. Bene, e abbiamo le casse collegate presumibilmente in modo giusto. L'alimentazione l'abbiamo, abbiamo due bei fili. A questo punto perché non accendere questo dispositivo e vederlo scoppiare? Cosa che faremo ora. Ho attaccato le due casse, una è qua, una è là. Queste sono le saldature schifose delle casse. Qui abbiamo il nostro alimentatore, che è qui, regolabile. Quindi ora adesso gli diamo il negativo con questo coso qua. Negativo, e lo tiriamo a terra in modo da inciamparci dopo, e il positivo lo attacchiamo qui. A questo punto io accenderei e vediamo che succede. Alzo un pochetto la tensione, diciamo 7 volt, acceso, e lui non sembra emettere alcun fumo. Niente di niente. Nulla dalle casse. Facciamo accendi e spegni. Non succede niente. Va bene, a questo punto proviamo a trovare, a tirar fuori qualche suono. Tirare fuori qualche suono. Niente. I pin d'ingresso dovrebbero essere il 6 e il 7. Pin 6 e pin 7. Vediamo. Vediamo se è vero. Se mi cade la telecamera io bestemmerò. Comunque, pin 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì. Si sente qualcosa? Sentite?
pin 6 e 7. Bene, vediamo se vanno effettivamente a un condensatore da 1 microfarad, come dice lo schema. Il pin 6 qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi va attraverso questa pista, mi va qui. Eh sì, c'è un condensatore da 4,7. Vabbè, una differenza che ci può stare. Quindi potremmo entrare qui con un canale. E l'altro, il 7, mi va qui. E qui c'è un altro 4,7 microfarad, 16 volt. No, questo è un 47. Perché questo è un 47 e questo è un 4,7? Qualcosa non quadra. Comunque, noi adesso ci proviamo lo stesso. Adesso noi attacchiamo il cavetto al computer. Mettiamo un file sonoro qualsiasi, sperando di avere della musica qui, ma sicuramente non ne avrò. Beh, Trent Reznor, perché no? Ah no, non posso. Non posso, perché sennò poi copyright. Metterò qualcosa di mio, va bene. Metterò qualcosa di mio, metterò questo. Se ci riesco con una mano. Va bene, musica messa. Ora io con uno dei due canali vado a toccare sul pin 6 e sul pin 7. E non esce niente. Certo che non esce niente, perché devo dargli la massa. Se non gli do la massa, non... Quindi allora io massa gliela metto qui. Ok, massa abbiamo detto che presumibilmente è questo pezzo del circuito qua. Gli do la massa del segnale. E ora ecco la musica. Con la musica che non si sente una mazza. Bene. Le masse non sono uguali, forse. Forse mi devo mettere qua. C'è un canale che non si sente. Perché un canale non si sente? Per quale motivo? Canale non si sente, una cassa non si sente. Perché una cassa non si sente? Forse perché le saldature sono... Ah, ecco perché si è staccato il filo, perché la saldatura di merda ha ceduto. Quindi va rifatta la saldatura di merda. Quindi ora rifacciamo la saldatura di merda. Quindi spegliamo un po' il filo, lo stagniamo e lo risaldiamo con una palla a questo qua. Creando quello che in gergo si chiama un vero schifo. Cerchiamo di pulire qua. Non ci riesco perché la punta fa schifo. Puliamo la punta. Ristagniamo questo. Tutto ovviamente a circuito acceso. Voi non fatelo, tanto lo so che ora mi si staccherà l'altro filo della cassa. Va bene, per ora lo lascio attaccato così. Ok? Ora, se questi mi fanno la cortesia di non rompersi e di non rompere il cazzo, probabilmente ora avrò segnale qui
Ovviamente la musica è finita. E invece non ho un cazzo di merda. Certo, mi si è staccata la massa. Io dovrò bestemmiare in questo video. Musica da un lato e musica dall'altro. I due canali. Sinistra, destra, 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 sinistra, tutte e due. Quindi funziona. Va bene, a questo punto li colleghiamo. Che cazzo me ne frega? Mi servirebbe un è un connettore così, ma non l'avevo preso, no, mi pare che non ce l'avevo. Adesso dove cazzo lo trovo? Dovrei smontarlo tipo da un coso così, tirare fuori due di questi. Ma io mi ricordavo di averlo in giro. Vediamo. Mi ricordavo di avere un cavetto così. Va bene, adesso lo cerco. E alla fine l'ho trovato. Ecco qua. L'avevo già fatto per qualche altra cosa e quindi lo riutilizzerò. Qui vado con gli ingressi, che ora salderò brutalmente, con rabbia. Quindi abbiamo detto che uno degli ingressi, andiamo a riguardare lo schema, uno degli ingressi sul pedino 6 e l'altro sul pedino 7 attraverso due condensatorini. Quindi la massa qua l'ho messa su questo cavo viola. Quindi prima cosa la massa la metto qua. Ecco fatto, brutale proprio, brutalità, brutalismo. Poi uno dei canali, pedino 6, è qua e va a questo condensatore, quindi mi metto qua. Così disaccoppio con il condensatore che già esiste, evito il passaggio di corrente continua, giusto per chiarire. E qua faccio la stessa cosa, pedino 7 va qui, c'è il condensatore, quindi io mi metto da questo lato, dall'altro lato del condensatore. Tutto rigorosamente saldando con la scheda in tensione, cosa che voi non dovete mai fare. Ora se io qua entro direttamente con questi, ovviamente mettendoli al contrario, ma me ne fotto, va bene, li metto giusti, ecco fatto il nostro amplificatore, dovrebbe in teoria funzionare. Distorce. Distorce un po', però. Vediamo se riesco a non farlo distorcere. Devo trovare magari dei punti migliori a cui attaccarmi. Ok, diciamo che mi servirebbe qualcosa di più ascoltabile, però funziona. Diciamo che ho scavalcato i condensatori di filtro sull'ingresso. Ho deciso di fottermene, me ne fotto. Disaccoppiamento, me ne fotto. Me ne fotto, vado direttamente sui pedini dell'integrato. Succede qualcosa? Me ne fotto. L'amplificatore funziona, vediamo se trovo un brano musicale più adatto. Beh, non male. Sì, distorce un po'. Ma qua è arrivato. Ah, è arrivato un suono perché sono finito. Ma che cazzo? Pensavo di aver staccato la musica, invece niente. Va bene. Funziona, adesso vediamo di sistemarlo un po' meglio, eh?
perché così con i fili volanti non mi piace. Quindi adesso lo sistemiamo per bene. Ecco, così mi piace. Avvitato sul legno. Altoparlanti avvitati. Dovrò spostarli da qua perché non vede i cassetti. E quindi lo sposterò un po' più di lato, vediamo. E fili volanti, come piace a me. Alimentazione a cazzo. E via. Beh, non male direi. Rischio il copyright. Se un domani voglio disaccoppiare, io posso aggiungere i condensatori in serie qua. E vaffanculo. Vaffanculo. Il passo successivo sarà ovviamente cercare un amplificatore più potente, perché 4,6 watt su 8 ohm già mi va in distorsione, il povero integrato si sente uno schifo e io voglio che si senta bene. Per cui dovrò guardarmi intorno e cercare qualcosa per realizzare un amplificatore un po' più potente.